di quelle categorie con, diciamo, con chi è esperto del tema, con chi vuole dare un contributo prettamente tematico, e poi un terzo binario è, diciamo, degli incontri un po' più ristretti che stiamo avendo con tutte le categorie economiche, sociali, le associazioni, lo sport, i sindacati, in modo da fotografare la realtà economica e sociale dell'area metropolitana di Bologna, per avere anche noi sia un riscontro fattivo di quello che vivono dalle imprese, le associazioni, i sindacati e il mondo del lavoro in questo territorio, sia per ricevere critiche che possono essere costruttive. Questo vorrà essere diciamo, la cornice entro in cui poi noi l'anno prossimo inseriremo, poi per noi diciamo, l'anno finisce agosto e l'anno politico ricomincia a settembre, quindi da dopo settembre vorremmo iniziare un percorso, anche questo partecipato, per scrivere il programma per le amministrative del 2016, perché come sapete Bologna vota nel 2016 per il ricambio, per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Questo vuole essere la cornice entro cui noi scriviamo quel programma. Perché farlo metropolitano? Perché come sappiamo il sindaco è anche sindaco della città metropolitana, non essendoci più la provincia, quindi su questi temi noi vogliamo sentire tutto il PD metropolitano per poi partire da quello per scrivere il programma. In questo ringrazio Matteo per la serata di questa sera, per tutto il contributo che ci sta dando sul lavoro fatto sulla sua delega che è l'economia, e ringrazio anche tutti voi per il vostro contributo. Io purtroppo non posso fermarmi perché ho un'assemblea proprio a Santo Stefano territoriale, sempre sullo stesso tema, che devo correre a verbalizzare, però ci tenevo a essere qui per ringraziare a tutti voi per il contributo che sicuramente darete al Partito Democratico. Vi ringrazio. Grazie.